Ora è ufficiale, la Turchia, con un 3-2 sulla Cina di Taipei, la vincitrice dei campionati studenteschi di tennis che si sono svolti a Castel di Sangro dal 2 al 9 giugno. A guadagnarsi la terza posizione per le squadre maschili francesi e per le squadre femminili le inglesi. Sì, nello sportivo sicuramente la Turchia è stata più forte nel livello tennistico, però penso che tutte le squadre hanno vinto un'esperienza meravigliosa e sicuramente in quel senso tutte hanno vinto. Sui campi del centro tecnico della Federazione Italiana Tennis si sono battuti per 6 giorni 109 atleti tra i 15 e i 18 anni. Ci saranno sicuramente ragazzi che faranno una carriera tennistica, però penso veramente che per tutti venire qua, essere insieme una settimana culturalmente è molto, molto importante. Questo è il principale scopo della ISF, quindi siamo tutti molto contenti. Tra le delegazioni delle 12 nazioni in gara, anche gli italiani, che hanno giocato all'insegna del fair play e con il massimo impegno, guadagnando il 6° posto con la maschile del liceo scientifico Galilei Galilei di Catania e il 9° posto con la femminile del liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foligno. Una disponibilità di impegno massimale, delle buone corrispondenze tecniche che ahimè si sono scontrate con realtà leggermente superiori, però non è mancato né l'agonismo e né l'impegno, ma ancora di più per il fatto dell'esperienza di aver conosciuto altre delegazioni, di aver vissuto 7 giorni veramente di livello forte. Castel di Sangro, scelto dall'International School Sport Federation e dal MIUR come sede per ospitare il campionato a cadenza biennale, si è rivelato un luogo ad altissimo potenziale, capace di accogliere eventi di portata mondiale. Siamo stati capaci, insomma, tutta l'organizzazione è stata capace davvero di trascinare una comunità verso quello che era un obiettivo importante, ma l'obiettivo era il risultato di un evento internazionale che doveva mettere in luce la capacità di una comunità, di una città, tutte le sue prerogative, tutte le sue, diciamo, espressioni culturali, sportive, impiantistiche, ma anche ambientali. Ad ospitare gli atleti dell'11ª edizione della Tennis World School Championship sarà Porto Rico nel 2021.